Italia, terra di poeti e marinai. Una terra che ha fatto dell'incontro tra culture la sua essenza, la sua ricchezza. Tra le pieghe di un territorio articolato, fatto di montagne che si scontrano con il mare, si sono mescolati sapori e consolidati saperi culinari che hanno reso celebre nel mondo la dieta mediterranea. L'Italia ha il più grande patrimonio genetico di alberi d'olivo. Ha addirittura più di 580 tipi di olive, di cultivar, che fanno 580 tipi di olio diversi. Conoscere la materia prima, lasciare che continui a far parlare la terra da cui proviene, significa rispettarla in tutte le fasi di lavorazione. Il olio di Monaco può essere prodotto solo con latte locale e ci deve essere almeno il 20% del latte della mucca agerolese, una mucca autoctona in via di estinzione. Materie prime uniche richiedono le conoscenze e le abilità di artigiani capaci di interpretare al meglio i saperi tramandati dalla tradizione locale. Anche nel caso del tartufo, il luogo di provenienza porta con sé le caratteristiche che lo rendono unico. L'amore, la passione per quello che fai, impone che chi fa la selezione del prodotto lo faccia con grande attenzione. La natura deve essere ascoltata e assecondata nei suoi tempi se vogliamo ottenere prodotti unici e di grande pregio. Il lievito ha i suoi cicli, bisogna rispettarlo. Al ciclo per cui si può produrre, al ciclo in cui non si può più produrre, quindi ha bisogno di essere alimentato. Un lavoro fondato su una paziente e rispettosa interazione fra natura e cultura unisce i frutti della terra a quelli dei nostri mari. La nostra penisola ci regala sapori forti, che raccontano radici e tradizioni che lo legano al lavoro artigiano. Di generazione in generazione, così come è sempre stato. È la storia della tradizione e di non abbandonare mai il tipo di lavoro che facciamo. Non ci sono libri che ti insegnano, si impara con le mani proprio in pasta. Non esistono macchine che si sostituiscono all'uomo. Da padre in figlio, da padre in figlio. Perché senza storia siamo niente.